1889. La crisi economica paralizza anche in Italia le attività produttive. La cosiddetta guerra doganale dissesta l'agricoltura, mentre la speculazione edilizia, specialmente a Roma, coinvolge il sistema bancario. Il governo, presieduto da Francesco Crispi, sotto la spinta dell'opposizione, apre un'inchiesta sulla Banca Romana. La proposta e del ministro del tesoro Miceli. La Banca Romana è governata con criteri personalistici da Bernardo Tanlongo, coadiuvato dal cassiere capo, il barone Lazzaroni. Tanlongo è riuscito a legare a sé uomini politici come lo stesso ministro Miceli, il ministro della Real Casa Urbano Rattazzi e giornalisti come Chauvet. L'inchiesta è affidata a un economista, il senatore Alvisi, assistito da un funzionario, il commendator Biagini. Il governo, preoccupato che le risultanze dell'inchiesta possano smascherare gravi corresponsabilità ministeriali, decide di includere nella commissione un funzionario fidato, il commendator Monzilli, col compito di vigilare sull'andamento delle indagini e paralizzare all'occorrenza i lavori della commissione. Ma Biagini e Alvisi, nonostante i tentativi di corruzione, rifiutano di lasciarsi manovrare. Emergono, tra l'altro, gli ammanchi del ministro della Real Casa, prontamente avvertito dal governo. Alvisi tenta addirittura di leggere in Parlamento la relazione che denuncia le irregolarità amministrative della Banca Romana. Ma l'inchiesta, su iniziativa del governo, è accantonata con pretesti procedurali. La vicenda è chiusa da una coltre di silenzio e di omertà, grazie anche agli intrighi di donna Lina Crispi, la moglie dell'anziano statista. Nel frattempo, le vicende politiche del paese hanno portato Giolitti a presiedere un nuovo governo. Egli indice nuove elezioni per avere una Camera più docile e le vince. Siamo alla fine del 1892. Poco prima di morire, il senatore Alvisi dà una copia della relazione a un giovane deputato, che successivamente la consegna a Napoleone Colaianni, leader della sinistra. L'onorevole Colaianni si batte alla Camera perché sia fatta luce sulla vicenda della Banca Romana, ma l'inchiesta viene insabbiata anche questa volta. Per tacitare l'opposizione, Giolitti affida al senatore Finali una nuova ispezione alla Banca Romana. Non bisogna limitarsi a un'azione parlamentare, ma coinvolgere il paese, parlare in ogni piazza. Agire su tre direttrici: Parlamento, stampa, comizi. Purtroppo la tua assenza da Montecitorio peserà in modo determinante. Tornerò presto. La giunta delle elezioni ha già accertato l'esistenza di brogli a mio danno. Come al solito, le elezioni sono state decise dai prefetti. E i servi del regime? L'elezione sarà ripetuta in primavera e questa volta staremo a te. Ma la battaglia principale va condotta qui, a Roma, nel cuore del sistema. Roma non è una capitale come un'altra. Più accentrate qui, più Roma vi divora. Si è divorata la destra, la sinistra, mangia ministeri, banche, partiti. Non gli resiste nessuno. Resta il problema di informare le masse, di non lasciar passare un giorno senza menar colpi. Non si tratta di informarle, ma di guidarle. In Sicilia la rivolta contro il potere centrale è già in atto. È vero. Laggiù molta gente è già alla macchia, con il fucile in mano. Ci sono novità in sala stampa? Sono tutti agitati. C'è una rete di voci sulla Banca Romana. Le voci non contano, anche perché Tanlongo spara querele a raffica. È l'arma del potere, per la diffamazione giornalistica. Ci sono 10 anni di galera. Non sarà Tanlongo a tapparci la bocca. Intanto abbiamo raccolto materiale da stendere Chauvet. Ne ero certo. Non è che uno sporco mestatore. Anche peggio. Condannato regolarmente dal tribunale. Ha falsificato perfino il nome. Si chiama Chiovetto. Traffica, ricatta. Questi sono fatti marginali, hanno poca importanza. Il nodo vero è Giolitti. E Giolitti significa la monarchia, il cuore del regime. È lì che bisogna colpire.
Giolitti conosce la relazione Alvisi Biagini, nonostante le sue affermazioni contrarie alla Camera. Ne ero convinto. Ho avuto sotto gli occhi la copia che Giolitti ha letto. Indubbiamente l'ha studiata a fondo e ha fatto osservazioni intelligenti, precise. In margine ha annotato tutta una serie di soluzioni per correggere i difetti del sistema bancario. Ne sei sicuro? Ho riconosciuto la sua calligrafia. E allora Giolitti c'è dentro fino al collo. Il senatore Finale ha chiesto di lei. Pareva preoccupato per l'andamento dell'ispezione alla Banca Romana. Ah, poi c'è un rapporto del direttore della Banca Nazionale sullo stato delle trattative per la fusione di tutti gli istituti di emissione. Le opposizioni pare che chiederanno nuovamente un'inchiesta parlamentare. La fusione delle banche è urgente. Deve servire a gonfiare il bubbone della Banca Romana. La situazione italiana sta diventando sempre più drammatica. Un sigaro? Grazie. Quando torna a Roma il re? Ormai dovrebbe essere questione di ore. Devo vederlo al più presto. Devo convincerlo che occorre un processo di distensione interna. E questo è possibile soltanto con un vasto programma di riforme democratiche. Ci saranno delle fortissime opposizioni. Sì, lo so. La regina Margherita e i suoi amici. Ma io devo convincere ugualmente il re. Se dovesse crescere questa bufera, sarebbe in pericolo non soltanto il progresso sociale, ma la nostra stessa libertà. F441. 442. Oh, questa dei duplicati. La fregnaccia più grossa che è stata fatta. L'avevo fatto e adesso bisogna rimediare. Io ho solo obbedito, gli ordini erano tuoi. Ma che fai? Scendi dalla barca proprio quando il mare è mosso. E che io in galera non ci voglio andare. E perché io sì? Questa volta non sarà pezza. Questa è una valanga che cresce di giorno in giorno. Io non faccio un passo senza essere pedinato. Sta tranquillo, fa quello che ti dico io. L'ho sempre fatto e ho preso nota di tutto. Potevi farne a meno. Carta canta. Apposta. Anche i miei familiari sono sotto controllo. Avanti. Che c'è? C'è giù quel giornalista, Chauvet. Fallo salire. Sì. Anzi, no, aspetta, vieni un po' qua. Sì. Firma. Ma questa è una gambiale di 700.000 lire. Mi vuoi bene? Io vedevo tutto. Allora firma. Siamo assediati. Bisogna che ci rifermiamo. Scusa, ma non voglio assistere al tuo colloquio con Chauvet. È un uccellaccio del malaugurio. Ieri abbiamo aperto 20 conti correnti fasulli. Adesso l'usciere che firma la cambiale. Tutti firmano. Tutti quelli che ho beneficato. C'è da spiegare perché mancano tanti soldi. E noi spieghiamo. Tu stai sbagliando. La Zarona, barca di Tallongo, non affonda. E mo ti do una buona notizia. Lo sai che è venuto un ispettore di polizia a dire che non mi posso muovere da Roma? E ti sembra una buona notizia? Ma certo. A gnocco. È un avviso del governo. Vuol dire... distruggi tutto. Io te do tutto il tempo che ti serve. Va, va, va a dormire. Parlo io solo con Chauvet. Ma assumo ogni responsabilità. Al solito, quando l'abbrisco le denari, perdo sempre. Mai perdere a denari. Anche quando la fortuna in amore va da una certa parte. Beati voi. Tutta Roma è sotto sopra e voi, briscola. E perché dovremmo angosciarci? Mi pare che lei l'abbia presa molto male. Don Ciccio ritarda e i cuccioli stanno in pena. Questa ispezione non è come quell'altra. Stanno buttando all'aria tutta la Banca Romana. Ma lei che gliene importa? Donna Lina, ma lei non sa che quell'imbecille di Tallongo conserva tutte le carte, le lettere, i documenti che gli passano sotto il naso? E chi li leggerà? Ma tu hai mandato biglietti, richieste scritte a Tallongo. Sì. Pasticcio. Ma è una sciocchezza. Siamo qui tutti preoccupatissimi per quello che può accadere. Calma, calma. Con 50 anni di vita politica alle spalle, figuriamoci se mi spaventa l'ispezione finale, dopo che ho liquidato quella di Alvisi e Biagini.
Avanti! Hai parlato con Giolitti? Ho parlato con Grillo. Tu tratti solo i sottopanza. È naturale, sei una monnezza. Commendatore, il momento è grave, ma si può rimontare. L'unico modo per annullare i risultati dell'ispezione in corso è la fusione delle banche. E che dovrei fare? Dare il suo assenso. Firmare la liquidazione della Banca Romana. Per lei è duro, lo capisco. Ma non c'è altra soluzione. Mai! Non si tagli i ponti alle spalle. La legge prosegue il suo iter. Ho sborsato fior di milioni per fermare sta legge. E adesso che raccoglio? Eh? La liquidazione. Stasera avete avuto il consiglio d'amministrazione. Che avete deciso? Hanno deciso per la fusione, a maggioranza. Ma io no, io sono scappato prima della votazione. E dunque un isolato. Eccellenza, io le porto un messaggio. E lei sa da dove viene. O la firma o la denuncia. E con la denuncia l'arresto. Adesso non me possono arrestare più. Io so un senatore. Non ha ancora la convalida del Senato. Non serve, ho giurato davanti al re. Giolitti ha parlato chiaro. Si è senatori solo dopo la convalida. Ma come? Quando hanno rifiutato la convalida a Zuccaro, Giolitti ha detto che bastava il giuramento davanti al re. A Zuccaro sì, e a me no. Ha inteso benissimo quello che si vuole da lei. Lascio lì. Non erano questi i patti. Via, eccellenza. Se lei firma avrà tutti per amici. Io mi batto per lei. Guardi. Stia a sentire la dichiarazione che sono riuscito a strappare al ministro Baccelli. E la pubblicherò. Quelli della Banca Romana sono inconvenienti normali, possibili in tutti gli istituti. Aspetti. Stanlongo è un uomo operoso, benefico. Un gentiluomo sul cui onore non pesa nemmeno l'ombra del dubbio. Conti su di me. Firma. Cerchi di capire. O liquida la banca, o l'arrestano. Buongiorno, signori. Buongiorno. Il presidente del consiglio sarà qui a momenti. Mi ha dato l'incarico di precederlo. Resti pure, dottor Felzani. Nella qualità di questore di Roma, la sua presenza sarà forse necessaria. Non anticipiamo gli eventi, signor ministro. Noi siamo qui, e parlo in questo momento anche a nome del procuratore generale del regno, perché il momento è eccezionale. Ma l'indipendenza del potere giudiziario nei confronti di quello politico va comunque salvaguardata. Signor procuratore generale, posso garantire... Intendiamoci. La nostra presenza qui è legalmente ineccepibile, ma non del tutto corretta. Lei, come guardasigilli, ne converrà. Il rapporto del senatore Finali è di una gravità inaudita. Non è possibile rinviare il mandato di cattura neanche di un giorno. L'ho letto. Sentiamo l'esecutivo. L'esecutivo si limita ad eseguire. Mi scusino, lor signori conoscono la puntualità del presidente. Vado a rilevarlo. Deve essere già qui. C'è solo da stabilire se il caso Tallonco sia di competenza dell'Alta Corte di Giustizia o di un normale tribunale. Penso che il presidente del Consiglio sia di questa seconda opinione. No, l'onorevole Giolitti ha solo affermato che senza convalida non si è senatore di pieno diritto. Si eviterebbe oltretutto un doppio processo. L'arresto di Tallongo comporta quello di altri responsabili. Il barone Lazzaroni, ad esempio, è l'unico cassiere di banca che non abbia versato una cauzione. Buongiorno. Signor Presidente, c'è tutto. Grazie. Si diceva che allo stato dei fatti l'arresto di Tallongo è inevitabile. Mi scusino se resto in piedi, ma aspetto una comunicazione. Venga, venga. Tallongo non vuole firmare per la fusione. Questo complica le cose. E poi via, signori. L'Alta Corte di Giustizia per un tanghero di quella fatta. L'onorevole Nicotera vuole vederla a tutti i costi e poi c'è il Ratazzi che ha chiesto udienza. Ci pensi lei, certo. Ci pensi lei. Ma senza chiasso. Naturalmente. Signori, provvedano loro. La mia opinione come presidente del Consiglio e ministro dell'Interno è che se vi sono dei colpevoli questi vanno puniti. Bisogna andare fino in fondo. Adesso mi scusino, ma per un piemontese come me questa è l'ora del pranzo e io ho le mie abitudini. Grazie. Ciao papà. Ciao Viola.
stanco? È così. È durata parecchio la messa stamattina? È lunedì, non ci stanno cerimonie. Matrimoni, battesimi. E a quanto pare nemmeno funerali. La famiglia? Tutti usciti al lavoro. È una settimana che non so più il primo della famiglia. Anna Laura. Alla tua età ti devi curare. Io mi curo col lavoro. Vado a svegliare i bambini, è l'ora. Ma sto medico, quando viene? Sto presto. Ma non si può entrare, ma le ho detto che non si può. Ma chi è? Bernardo. Lei è il senatore Tanlongo. E che non mi conoscete? Anì, c'è qualcuno che non mi conosce ancora. Sono l'ispettore Mainetti della Questura Centrale. Per ordine della Procura del Regno, visti gli articoli... Vabbè, ho capito, No, non ti lascerò portare via. Ripeto, io sto male, c'ho la gotta, non posso camminare, come la mettevo? In queste condizioni non posso venire al carcere. Io devo eseguire un mandato di cattura. Constatata la sua inamovibilità, dovrò dare disposizione perché sia asportato dalla sua abitazione a forza di braccia. Ma io so pesante e da sta poltrona non mi schiodate. Tanto così le cose... Farò sollevare la poltrona con la sua persona insediata. Ok, sta calma, calma. Io sono un senatore del regno. Fresco fresco, ma prima di Natale ho giurato davanti al re. C'ho l'immunità. Lei farà le sue rimostranze al signor procuratore, il cavalier Ser Giacomo. Posso anticiparle per riguardo personale che la sua nomina non è stata convalidata dal Senato. Forse è per questo che... Insomma, mi dovete proprio arrestare. Mi dolgo con lei, eccellenza. Oh, come parlate bene. Chi mette le mani addosso a Tanlongo o fa carriera rapida o si rovina per sempre. Voi che ne dite? Che dovrò dare disposizioni per il sollevamento della poltrona, se non ci sono altre soluzioni. Vorrei parlare col mio vice, il barone Lazzaroni. Lo abbiamo arrestato mezz'ora fa. Aspetta il medico. Manda a cercare il ministro. Fa qualcosa. Karma, questi hanno l'ordine. Torno domani, al massimo in settimana. Ma fa del bene. Questa è la ricompensa. Ci avete la carrozza chiusa? Sì, eccellenza, proprio davanti al portone. Che strada famo? Piazza Cairoli, Lungotevere. Ispettore, io mi metto sotto la sua protezione. Eccellenza, approfittiamo dell'ora mattutina. Nessuno la vedrà. Fa venire la servitù. Giuseppe. Procedete. Antonio. Fate piano, non ballate. C'ho le fitte. Fate piano. Con Bernardo. Attenzione. Sono con voi. Tornate presto. Signore, aspettate. Non mandai i ragazzini a scuola. Non uscite oggi, fate calmi. Sono sempre un senatore. Io non sono un pagliaccio. Io sono Nicotera. E desidero sapere cosa c'è di vero in queste miserabili voci messe in giro ad Arpo. Onorevole, io sono sicuro che ci sarà tutto. Devo vedere Giolitti. Non potrà negarmi informazioni. Io con la Banca Romana ho avuto solo piccole pendenze, regolarmente saldate. Come ministro, sì. Ho dovuto chiedere un prestito. Ma per servizio pubblico. Onorevole, io posso assicurarle. Se c'è qualcuno che si è messo in testa di rovinarmi, io sono Nicotera, io... Ma perché? Perché? Non è giusto. Thank you.
rende conto? Qui non può esserci niente. Non poteva aspettare almeno mio fratello. Mi scusi, signora, ma dobbiamo lavorare, per favore. No, quello no, per favore, no. Raccogliete tutte le carte intestate all'autorità, banchieri e deputati. Hm? Assenza dare nell'occhio. Vado un momento in ufficio, torno subito. Non si possono eseguire perquisizioni senza mandato. Lei chi è? Avvocato Pietro Tanlungo, il figlio del senatore. Ben, avvocato. Abbiamo il mandato. Guarda, Pietro. Che rovina. Il presidente l'ha attesa, ma poi è dovuto andare via. Ma è importante. Pellizzari, non è più il tempo di tergiversare. Se non vedo Giolitti prima della seduta, gli ricordi che l'inchiesta non si deve fare. Casareale è pronto a intervenire con i suoi fondi per saldare i debiti. Certo. Solo dei più fedeli servitori della monarchia. In quanto a fedeltà al re, il presidente Giolitti lo è più di tutti. Una carriera così rapida, un fatto eccezionale in Italia, vero? Non è d'accordo? E a chi lo deve? Riferirò con precisione, non dubiti. Bene. Ora che Tallongo è stato arrestato, la faccenda si può chiudere in fretta. Vado in ufficio, torno tra mezz'ora. Occorre qualcosa, signor questore? No, vai pure. Ah, ma fai presto. Montalvo? Tu sei stanco? Hai gli occhi gonfi? Vai pure a dormire. Ci vediamo domani. Mainetti? Finalmente. Ti ho trovato. Il giorno stesso dell'arresto di Bernardo Tanlongo, clienti della Banca Romana, soprattutto piccoli risparmiatori, danno luogo a manifestazioni di protesta per non essere travolti dal crack della banca. Buongiorno. Buongiorno. Lei è il commendator Monzilli? Sì, lei chi è? Ispettore Mainetti della Questura Centrale. Ho l'ordine di trarla in arresto. Se l'accusa è di aver aiutato Tanlongo, dimostrerò che non è vero. Io devo eseguire il mandato. Almeno consentitemi di riportare a casa i miei nipotini. Sì, ma in tal caso dovremo seguirla, mi dispiace. Vi prego di non dare nell'occhio. Lei capisce con la mia posizione. Andiamo. Bambini. Alberto, Margherita, venite. Andiamo, svegli, a casa, su. Stia calmo. Questo suono di indiani mi dà l'emicrania. Mi perdoni. Questi arresti mi hanno sconvolto. Ci sono problemi, è inutile nascondersi. Tanlongo è ingenuo e infantile. Vuoterà il sacco. Lo credo anch'io. Giolitti è implacabile, lo sento. Da quanto tempo avevate questo carteggio con Tanlongo? Da tempo. Frequente? Dal 1889, sì. I nostri nemici potrebbero dire che l'abbiamo ricattato dal momento in cui la relazione Alvisi-Biagini è stata insabbiata. E adesso lui potrebbe ricattare noi. Ma via.
C'è il segreto istruttorio. Non dire sciocchezze, cara. I giudici stanno con chi governa. E noi stiamo fuori. Per ora. Mi stai allarmando, vero, caro? Non è così grave. Lina, questo Achille Lanti che abbiamo licenziato possedeva tua lettera. Sì. E allora può diventare un nemico pericoloso. Pensa a quante persone possono dare un'occhiata al materiale sequestrato. Ispettori, cancellieri, giudici, agenti. Uscieri, ministri, amici e nemici. Io non avrei paura. Giulitti è stato con te al governo. Don Ciccio, dobbiamo muoverci. Bisogna avvicinare i Tallongo, costringerli a sparare contro Giulitti. Oh, questa è un'idea. Parlo con la famiglia Tallongo e l'avvocato Pietro. Siamo amici. Lei è troppo agitato, emotivo. Ci vogliono nervi a posto. Antonelli? La prego, signora, rimanga. Anche la sua presenza potrà essere utile. Tutto quello che si deve fare per mio padre, lo farò. Onorevole Antonelli, noi daremmo la vita per nostro padre, ma lei ci sta chiedendo l'impossibile. Giolitti è il nostro nemico, ma ormai anche il vostro. Non vedete che macchina inesorabile ha messo in moto? Vi trascinerà alla rovina. Oggi è toccato a Michele, nipote di Lazzaroni. Dentro anche lui. Solo Crispi può fermarlo. Avvocato, lei crede di poter rimanere indisturbato? Io ho le mie carte da giocare. Se mi toccano racconto tutto. Bisogna far fronte comune. Domani va in discussione l'incriminazione di Rocco De Zerbi. È come il gioco del domino. Un pezzo che cade scopre il successivo. Questa di De Zerbi mi sembra decisiva. Semmai dimostra il contrario, che Crispi è debole. Non pensavamo si potesse arrivare a questi estremi. Ma da oggi la situazione sarà ribaltata. Onorevole, noi dobbiamo preoccuparci solo di nostro padre. Bene, gli anni pesano per tutti. Vostro padre è caduto in un tranello del giudice. Si è lasciato sfuggire alcune parole contro Lazzaroni e adesso Lazzaroni sta mettendo tutto in piazza. Com'è possibile? Cose così riservate hanno varcato le mura del carcere. Questo dimostra la nostra forza. Avvocato, se lei mi crede, c'è una soluzione. Altrimenti. Se Lazzaroni parla? Mi scusi un momento. Signora, lei dovrà mettersi in contatto con suo padre, passargli alcune comunicazioni. E come faccio? C'è una sorveglianza terribile. Ci sono i vecchi sistemi dei cospiratori risorgimentali, lei può indovinare. Chi è in grado di suggerirlo? Crispi. Crispi è stato il più grande di tutti. Lo perseguitano con le calunnie. Ma è l'uomo nato per la fortuna dell'Italia. Onorevole Antonelli. Io non chiedo a questi biglietti. Prego. Sono di Giolitti, indirizzati a mio padre. Ma questa è enorme. Ma cosa fa? Ti porta via. Venga con me. Andiamo da Crispi. Non vogliamo pensarci un momento. Lasciamo decidere a lui, andiamo. Non c'è un minuto da perdere. Abbiamo dunque chiarito che in cassa invece di denaro c'erano assegni. Non firmati, ma siglati da lei. Figuravano come denaro fornito dalla cassa. Ma si riferivano a spese anteriori, fatte nell'interesse della banca. Non mi pare molto chiaro. In realtà gli assegni erano intestati a nomi inesistenti. Ma questo era successo tante altre volte. Se scriviamo così, risulterà come aggravante. Io non ho mai preso un soldo per me. Mai. In 10 anni, i capitali della banca sono aumentati. E il mio è diminuito. Risulta però che in questi anni lei ha acquistato alcune tenute e pagato numerosi debiti dei suoi figli. Mi scusi, signor giudice, devo consegnarlo al detenuto. C'è il permesso della direzione. Faccia pure. Grazie. Sti poveri ragazzi non l'hanno scordato, padre. Veniamo a un punto di particolare gravità.
Nelle casseforti sono stati trovati 41 milioni di biglietti in duplicato. Si rende conto? Come lo spiega? Era la stampa dei biglietti nuovi, ma non sono stati messi in giro prima di aver ritirato quelli vecchi. Alcuni duplicati sono stati trovati in circolazione. Li abbiamo sequestrati. Sarà stata una svista di Lazzaroni. I biglietti doppi li aveva voluti Tallongo. Non faceva bruciare le banconote vecchie, quelle che arrivavano alla banca per essere distrutte in quanto logore, e timbrava le banconote nuove con un torchietto che teneva nascosta. Tallongo portava i biglietti doppi di notte in banca, aiutato dal figlio. No, no, io non assistetti alla bruciatura dei biglietti vecchi. Ma è come se l'avessi fatto. Io li annullai, come era mio compito, e registrai l'annullamento. Io misi in circolazione 421 biglietti da 1000. Ma sono gli unici. Perché mi resi conto che l'ordine era illegale. Comunque ho sempre agito dietro ordine del governatore. Lazzaroni è un imbroglione. È falso. E sulla distribuzione di denaro ad uomini politici? Sì, l'ho dato tante volte. Ma per assicurare l'appoggio a leggi giuste. Risultano circa 200.000 lire all'onorevole Nicotera, con effetti annullati, ma senza che la somma sia stata restituita. In quanto agli uomini politici, posso dire di aver dato soldi a vari presidenti del Consiglio. Intende dire l'onorevole Crispi? Intendo dire l'onorevole Giolitti. E questo quando si è verificato? A novembre, per le elezioni. In che misura? Prima 60.000 lire, poi 40.000. Sì, un prestito di 60.000 lire. La somma fu da me chiesta alla Banca Romana, ma come anticipo per le spese delle celebrazioni colombiane a Genova. Era settembre, non novembre. La somma fu regolarmente restituita. Mi scusi, Presidente, ma indiscrezioni sfuggite dall'istruttoria parlano di una seconda richiesta, di 40.000 lire successive alla prima. Scrissi una seconda ed ultima volta a Tallongo, ma per informarlo della sua prossima nomina a senatore. Il resto è pura falsità. Crispi è all'attacco su tutti i fronti. I giornali muovono un'accusa precisa contro Giolitti. E quando era ministro del Tesoro, lesse e commentò la relazione al Visi di Egitto. Già. Non capisco però come mai anche Tallongo voti il sacco contro il presidente. Solo contro Giolitti e nessun altro. Sfido, l'ha mandato in galera e quello si vendica. Mi pare troppo semplice. E poi questo articolo è una mossa sbagliata, incauta. Servirà solo a mettere sull'avviso Giolitti. Hanno sostituito il giudice istruttore. E Giolitti ha vietato ai suoi funzionari di andare a deporre. Segreto di Stato. Accidenti. E chi hanno messo al posto di Ser Giacomi? Capriolo, quello che montò il processo contro i dimostranti del primo maggio, dando credito alla falsa testimonianza della polizia. Andiamo bene. Il guaio è che fino alla riapertura del Parlamento noi staremo qui, bloccati, di fronte alle mosse dell'avversario. Non preoccupatevi. In questo preciso momento, Colaiane sta portando avanti qualcosa di molto concreto. Delegato Montaldo? Sì, signore. Ferdinando Montaldo. Sono Colaiani. Sapevo che sarebbe venuto. È qualcosa di molto grave. Si accomodi. Facciamo conto d'essere vecchi amici. Ho ricevuto il suo biglietto e naturalmente l'ho subito distrutto. La ringrazio per le sue dichiarazioni di fede democratica. Scoprire amici nel corpo della polizia è una vera sorpresa. Molti di noi sono stanchi di far da parte di marionette al servizio delle autorità e contro il popolo. Mi dica tutto con franchezza. Le garantisco la più assoluta discrezione. Partecipai alla perquisizione in casa Tallongo e alla Banca Romana. Ebbi modo di notare che i miei superiori... Vale a dire, scusi? Il questore Felsani, l'ispettore Perfetti e l'ispettore Mainetti asportarono di propria iniziativa molti documenti. No, quello no, per favore, no. Raccogliete tutte le carte intestate all'autorità, banchieri e deputati. Assenti.
senza dare nell'occhio. Vado un momento in ufficio, torno subito. Che significa di propria iniziativa? Fecero un fascio di molti documenti e dissero, vado un momento in ufficio. Più volte? Più volte. E mi dica, quanto durava l'assenza? Ogni volta mezz'ora. Il tempo di consegnare documenti al Ministero degli Interni. Aggiungo che durante la perquisizione notturna alla Banca Romana, il questore l'ho visto di persona dentro uno scaffale e a un certo momento esclamò, finalmente le ho trovate. Caspita! Roba da galera. Fui mandato a dormire senza averlo chiesto, perché i miei superiori notarono l'attenzione che posi alle loro uscite. E al mattino, tornato sul luogo della perquisizione, notai che due buste, gonfie di documenti, sigillate e riposte, erano state aperte durante la notte ed apparivano piuttosto sgonfie. Bravo, Montaldo. Li ha pescati con le mani nel sacco. Aggiungo infine d'aver udito con le mie orecchie il questore Felsani dire all'ispettore Mainetti di mettere via tutte le carte intestate alle autorità. Lei afferma cose di una gravità pazzesca. Sarebbe disposto a renderle pubbliche? Per questo mi sono rivolto a lei. C'è qualcuno che eventualmente potrebbe confermare le sue asserzioni? Molti agenti avranno notato le uscite di Perfetti con le buste sotto il braccio. Qualcuno che la pensi come noi, che non avrà paura quando verrà il momento. La guardia Mostriner, sicuramente. Ma lei, Montaldo, lei se la sente di tener duro? Badi che lei rischia il trasferimento, il congedo, forse la denuncia. Ho detto la verità e la dirò. Lei ha famiglia? Moglie e tre figli. Credo sia giusto avvertirla. La guerra diventerà feroce. Noi siamo deputati, abbiamo l'immunità, ma lei è un delegato di pubblica sicurezza. Conti pure su di me. Grazie. Buongiorno. Ferma. Butta via quei messaggi. Bisogna cambiare tutto. Che succede? Dormono tutti? Sì. Abbiamo sbagliato. Ho parlato col questore e anche col segretario di Giolitti. È contro Crispi che papà deve deporre. Bisogna subito avvertirlo. Ma perché? Che è successo? Chi sta al governo? Chi comanda? Oggi hanno scoperto il libro d'oro dei debiti. Crispi è spacciato. Dammi retta. Ho visto qualcuno che non posso dirti. Papà non deve più attaccare Giolitti. C'è da perdere la testa. I giornali annunciano la morte di De Zerbi. Pare che si sia suicidato. L'ispezione finali significa una sola cosa. L'inchiesta parlamentare che avete scacciato dalla porta rientra dalla finestra. Voglio far rilevare che il governo ha perseguito soltanto scopi di interesse nazionale. In un periodo di crisi economica come questa, la nostra azione è stata diretta ad evitare il fallimento della nazione. Perciò è urgente far approvare la nostra legge sulla fusione degli istituti di missione in un'unica banca nazionale. Da quel banco partono solo cumuli di falsità. Miceli si servì di Monsilli come complice e lei non poteva ignorarlo. Le sue sono soltanto calunnie. Monsilli è in stato d'arresto e noi non possiamo pronunciare un giudizio su di lui fino alla sentenza. Che cosa lasceremmo ai nostri successori se non fossimo in grado di superare da soli questa crisi? Non dubiti, onorevole Giolitti. Se non sarà lei a salvare il paese, ci penserà qualcun altro. Lei ha già salvato abbastanza. Ha salvato il Banco Esquilino. Ha salvato la Banca Tiberina e a quale prezzo? Non è un gran salvatore.
È vero che ha voluto coprire un altissimo personaggio o più altissimi personaggi, magari uomini e donne? Queste sono voci uscite dalla galera e in galera devono tornare. Bisogna indagare su persone e cose. La burocrazia è corrotta. I precedenti governi hanno lasciato incancrenire la situazione. Respingo qualsiasi gratuita asserzione sulla mia persona. Non è corretto portare qui in aula quanto avviene fuori. Questo in Gran Bretagna non sarebbe successo. Il paese ne sa già abbastanza. L'inchiesta non farebbe altro che alimentare la sfiducia. Per quanto riguarda la relazione dell'onorevole Finali, nulla sarà tenuto nascosto, tranne naturalmente il nome dei privati che hanno tutto il diritto di non vedere rivelati i loro interessi. Propongo una commissione di 7 membri per giudicare che cosa sia lecito pubblicare o no della relazione Finali. Sono d'accordo. Una commissione con mandato illimitato e ampio margine di tempo. Sono contrario. Propongo la lettura immediata, qui, in aula, dell'intera relazione e dei documenti annessi. Che esporremo alla rovina morale se non provvedessimo subito. Il governo pone la questione di fiducia sulla mia proposta. Se il governo in passato dimostrò leggerezza, oggi dimostra di aver perso il senso e la misura. Si rimanda la lettura di documenti e già sappiamo che ne manca qualcuno. Questa è un'affermazione del tutto gratuita. Io so che alcuni documenti sono stati sottratti al magistrato. Queste sono invenzioni sue. È lei che non dice la verità. Mi limito a far notare alla Camera che l'onorevole Colaianni, invece di portare dati di fatto, si accontenta soltanto di insinuazioni. Io non faccio insinuazioni. Io cerco solo di esternarle tutto il mio disprezzo. E io dico che sono onorato del disprezzo dell'onorevole Colaianni. Il governo non ha vergogna di recitare la commedia. Siete bravi a colpire i poveri, ma poi lasciate in pace i delinquenti in guanti gialli. Il governo vince di nuovo, ma l'opposizione cresce implacabilmente. La votazione da 265 voti a favore e ben 150 contrari. Indice della debolezza del governo, la composizione della cosiddetta Commissione dei Sette, incaricata di esaminare la relazione Finali sullo scandalo della Banca Romana e di decidere cosa rendere pubblico e cosa invece mantenere segreto. Per l'opposizione vi entra Giovanni Bovio, della sinistra repubblicana, tenace oppositore, e presidente ne diviene un deputato amico di Crispi. Clamoroso l'atteggiamento del piccolo gruppo socialista che si allontana dall'aula al momento della votazione, ritenendo lo scandalo un fatto interno alla classe dominante. Insomma, bisogna ritenere annullate tutte le deposizioni da lei fatte al mio predecessore. Sì. Non ho detto la verità. La verità è che per il presidente del consiglio che bussava a quattrini intendevo Crispi e non Giolitti. Precedentemente aveva detto Giolitti. L'ho detto per condotta de causa, ma c'ho i documenti che dimostrano i soldi passati a Crispi. Richieste dirette? Dirette, sì, ma anche per via di moglie, nipoti, cugini, segretari. E lei non ha mai preteso la restituzione di tutte queste somme, neanche quando faceva figurare estinto il prestito. E come potevo fare? In quale periodo avvennero le richieste? Dal 1885 in poi. Dopo l'ispezione al Vise Biagini, aumentarono. Tuttavia, c'è una ricevuta non firmata, dalla quale si deduce che ci fu un prestito a Giolitti. Ma tutto regolare. Era settembre e al governo occorrevano soldi per le feste di Colombo a Genova. Ma non c'erano ancora le elezioni. E la somma fu restituita? Tutto regolare. All'autorità giudiziaria risulta saldato il 24 gennaio, subito dopo il suo arresto. Ma io c'ho le carte. Giolitti sta a posto. Anche queste sono carte. Confermo che il prestito di 60.000 lire venne richiesto in occasione delle feste colombiane. Ma correggo la data. Fu in novembre. La coincidenza con le elezioni è del tutto casuale. In novembre vennero a scadenza le spese maturate
per le celebrazioni genovesi. L'onorevole Antonelli ha fatto pervenire alla commissione parlamentare d'inchiesta alcuni biglietti da lei scritti a Tan Lungo. Uno dice così: caro commendatore, avrei bisogno di parlare a lei o a persona di sua intera fiducia. Sottolineato di sua intera fiducia. Io sarò qui domani dalle 10 alle 12. Il biglietto è del 18 novembre. Si riferisce forse al secondo contributo di lire 40.000. Tan Lungo ha prima ammesso, poi ha negato. Non vi è alcun altro contributo. Forse il biglietto si riferisce alla nomina a senatore che volevo comunicare all'interessato. L'ispettore di polizia Montaldo ha deposto che alcuni documenti soggetti a perquisizione sono stati sottratti. Che cosa può dirci a riguardo? Che è assolutamente falso. Può darsi che il Ministero dell'Interno abbiano fatto copia di documenti di pubblico interesse. Ma nulla fu sottratto alla magistratura. Quando avrete conosciuto tutti i registri e letto ben bene la relazione, che cosa ne avrete ricavato? Forse avrete conosciuto la parte buona di un gentiluomo. Una persona da bene può aver bisogno di scontare un effetto. L'avrà pagato in parte, in tutto, l'avrà pagato affatto. Ebbene, ciò depone a suo favore. Sì, perché se una persona onesta ha firmato una cambiale e non ha potuto pagarla, vuol dire che non ha trovato i mezzi. Ed è sempre più meritevole di chi, sì, l'ha pagata, ma ricorrendo a mezzi disonesti. Se non ho apposto la mia firma sotto le cambiali era perché, in qualità di ministro, non potevo farlo. Ma alla commissione risulta che in qualità di ministro ha provveduto a far ritirare gli effetti. Capirà, come ministro non potevo tenere in giro cambiali. Ma non risultano saldate. Non saldate da me, ma pregai un mio amico di farlo. Sì, parlai a suo tempo con l'eccellenza Giolitti, ministro del tesoro, e gli esposi la situazione emersa dalla mia ispezione. Dobbiamo quindi intendere che lei disse tutto a Giolitti e che gli manifestò quindi le gravi irregolarità riscontrate alla banca. Ho detto che gli esposi la situazione e mi sembra di aver detto abbastanza. Pregai Alvisi di non divulgare la relazione per senso di responsabilità. Infine, era un atto interno all'amministrazione. Presi denaro da Tan Lungo, ma da Tan Lungo quale privato cittadino, non quale governatore di banca. È vero. Lessi la relazione di Agini, ma un anno dopo, quando tutto, così mi si disse, era stato sanato. Onorevole Crispi, secondo le dichiarazioni di Tan Lungo, esisterebbero effetti suoi, di familiari, di segretari, che non risultano estinti. È falso. Se qualche volta ho firmato delle cambiali, poi ho sempre saldato. Così lei afferma di non avere pendenze di nessun genere? Nessuno. Né di aver ottenuto sconti, mutui di favore? Mai. Durante la perquisizione alla Banca Romana è stato trovato un biglietto che dice: accludo per il rinnovo la nota cambialetta. Riconosce la sua calligrafia? Non è la mia firma. La ritiene una firma contraffatta? Non è la mia firma. Tan Lungo ha dichiarato che lei gli inviò più volte suo nipote, l'avvocato Chiara, per sussidi e richieste di denaro. Tan Lungo è un mentitore. Tan Lungo dichiara anche che lei eseguì operazioni bancarie pochi giorni dopo aver aiutato il governo a respingere l'inchiesta parlamentare. È falso. Ma lei votò contro l'inchiesta parlamentare? Sì, per motivi patriottici. Molti prestiti risultano elargiti a tale Achille Lanti, suo maggiordomo fino a poco tempo fa. Tan Lungo dichiara che Lanti funzionava da suo prestanome. Non ho mai autorizzato Achille Lanti a chiedere somme in mio nome. Può informarsi presso di lui per avere conferma. Achille Lanti è morto improvvisamente 2 giorni fa. Attenzione! Mettere via significa requisire. La vostra era una requisizione o una perquisizione? Ripeto che non tutte le carte esistenti. Sì, a casa Tan Lungo. Un momento, cosa ne sapete voi se le carte erano tutte? Non potevano essercene delle altre? Intendo dire che alcune carte erano state messe in una busta. Ah, divertente. E dove avrebbero dovuto essere messe, secondo voi? Attenzione, delegato Montaldo. Voi, sino a questo momento, avete un foglio matricolare pulito. Ripeto che l'ispettore Mairetti non ha riportato il verbale. Un momento, voi accusate l'ispettore d'omissione d'atti d'ufficio. Non l'ho accusato di questo. Delegato Montaldo, mi pare che voi non conosciate bene il significato proprio di alcuni termini della nostra lingua. Fate venire l'ispettore Mainetti.
metterò a confronto con l'ispettore. Quale valore dobbiamo dare alla vostra deposizione? Ricordate, se avete mentito... Signor giudice, sono pedinato come un malfattore. Gente entrò in casa mia e mise paura a mia moglie. Per carità, la mozione degli affetti. Alle autorità inquirenti risulta che voi frequentate prostitute, altro che moglie. Ispettore, il delegato Montaldo l'accusa di aver sottratto documenti durante la perquisizione. È completamente falso. Voi li avete portati via. Voi e l'ispettore Perfetti. A turno siete usciti durante la perquisizione. Che mi sia assentato è vero, ma per ordinari motivi di servizio. Quando tornai al mattino alla banca, la busta che avevamo riempito la sera prima risultò sgonfia. Sarà stata un'illusione ottica. Di la verità, imbecille. O vuoi rovinarti? Voi ricorderete che lo stesso questore Felsani... Come? Anche il questore adesso. Cercando di persona tra le carte, ad un certo momento esclamò: finalmente le ho trovate. Appunto. Non stavamo cercando carte? Ma quelle carte non sono tra i documenti sequestrati. E tu che ne sai? Tu andasti via subito dopo. No, no, no. Non ci siamo. La deposizione Montaldo, anche dopo il confronto con l'ispettore Mailetti, risulta generica, evasiva e non degna di fede. Cittadini di Milano, la vostra indignazione è sacrosanta. Un'operazione perfettamente concertata, portata avanti contro le più ragionevoli previsioni, sta dilaniando il paese e minaccia di gettarlo nel fango. Dobbiamo reagire. La parte sana del Parlamento si batte con coraggio, ma non basta. È la cittadinanza che deve essere mobilitata. Ora, gira la voce che il giudice che processerà Tallongo sarà Capaldo. Capaldo è il cognato del ministro Lacava, il successore di Miceli. E lo stesso Lacava è nel libro d'oro dei debiti di Tallongo. Là dentro ci sono i nomi dei corrotti. C'è da rabbrividire quante persone hanno avuto rapporti con quel signore. Vittorio Emanuele e il commendatore Biagini, De Pretis, Grimaldi e Nicotera, Crispi e Minghetti, Urbano Rattazzi, il ministro di Re Umberto. Certo, bisogna distinguere tra chi si è rivolto alla banca per operazioni illecite e chi ha responsabilità politiche, anche se non è personalmente coinvolto. Noi siamo convinti che l'onorevole Giolitti sia personalmente integro. Ma che importa questo? E poi consente atti immorali. Se fa sottrarre documenti per avere in mano i suoi nemici, se non permette che siano rivelati i nomi dei colpevoli quando sono politici influenti. Siamo attaccati da tutte le parti. Non siamo riusciti a sgonfiare il bubone, adesso anche Casa Reale. Il re non ha mai creduto alle aperture sociali. E dietro di lui c'è la regina che vuole le maniere forti. La regina Margherita è una donna impulsiva. Non apprezza il valore dei piccoli ma sicuri progressi quotidiani. Purtroppo un certo ambiente non ha mai cercato di capire il perché del malcontento popolare. Vuole solo reprimerlo. È una malattia inguaribile quella di voler governare per forza con la forza. Così l'esasperazione aumenta. Se i socialisti stanno venendo fuori, è perché troppa gente in Italia vive in condizioni disperate. Purtroppo i problemi sono tanti e bisogna fare delle scelte. Pellizzari, l'Italia è un paese difficile da governare. Ma siamo riusciti a creare strutture industriali adeguate e moderne. E persino l'agricoltura, la base della nostra economia, sta andando in rovina. E per risolvere tutto questo c'è chi vorrebbe lo stato d'assedio e la limitazione delle libertà. Devo parlare agli elettori. Esporre un programma di rinnovamento. È l'unico modo per liberarci di meschine polemiche personali. Io sono sempre più convinto che i gruppi reazionari si sconfiggono soltanto con l'aiuto delle forze democratiche. La primavera hanno gettato escrementi contro la carrozza del re. Ieri una folla intera l'ha fischiato. Ma mi sembra colma. Che questa stampa è irresponsabile, eccita gli esaltati. Ma perché Giolitti non ha smentito mai la presenza di Casa Reale negli affari della Banca Romana? Glielo dico io perché. Perché questo gli consentiva di coprire tutti i suoi. Nello stesso tempo gli toglieva la paura della discussione pubblica. Ma un presidente del Consiglio che adopera queste tattiche da quattro soldi, come lo giudica lei? Lei si renderà conto che si tratta di un evento così eccezionale. Chi ha fatto la fortuna di Giolitti può anche decretarne la rovina. Questo sarebbe una grande sciagura per il paese.
Casa Reale ha pagato i debiti di Nicotera. Ha salvato il ministro Grimaldi. Potrà anche intervenire. Ma la faccenda non doveva andare avanti. Non doveva. La macchina si è messa a correre. È sfuggita a qualsiasi controllo. Ha parlato col procuratore del re? No. Questa notte arresteranno Chauvet. Sotto quale imputazione? Un imbecille. È scivolato su una buccia di banana. Una piccola truffa doganale. Allora non è importante. Ma è un giornalista ufficioso, portavoce del governo. Questo si vantava lui. No, tutti lo considerano tale. Ma la realtà è che gli amici e i sostenitori del governo sono discussi. Gli oppositori no. Vedo con profondo rammarico che Casa Reale intende abbandonarci. Oh, caro Pellizzari, io sarò sempre dalla parte vostra, se non altro per ragioni di, diciamo, di lingua. Io sono piemontese e non starò mai dalla parte di un ruffa popolo siciliano. Ma esistono le eclissi e bisogna subirle. Comincio a capire. Mi dica, che cosa accadrebbe se dalla relazione di Sette uscisse qualcosa di negativo per il presidente Giolitti? Sarebbe una disgrazia per tutti. Ma non ha risposto alla mia domanda. Il presidente Giolitti non intende certo stare al governo senza la fiducia del re. Bene. È questo che volevo sentire. L'avvenire della nazione è nella via democratica. Il malcontento che dilaga nel nostro paese può essere vinto soltanto attraverso un processo di riforme. La nostra politica dovrà favorire il miglioramento delle condizioni di vita delle ultime classi sociali. Le più numerose, quelle condannate al più duro lavoro. Classi sociali che però sono determinanti in quell'opera di industrializzazione essenziale al futuro dell'Italia. Faremo leggi relative agli infortuni sul lavoro. Tuteleremo il lavoro delle donne e dei fanciulli. Dovremo migliorare anche le pensioni. E i mezzi economici per questa politica si possono trovare attraverso imposizioni fiscali più giuste, quali per esempio la legge sulla successione. In quanto al resto, alle miserabili voci con cui tentano di colpirci, allo scandalismo su nostre presunte colpe nella vicenda della Banca Romana, rispondo che abbiamo compiuto il nostro dovere senza ira e senza debolezza. Io mi considero una sentinella sul luogo del pericolo e non diserterò dal mio posto. Il discorso ottiene l'effetto contrario. La destra, minacciata da nuove imposte, vede nel programma di Giolitti un'allarmante apertura sociale. La sinistra ritiene lo statista piemontese irreparabilmente coinvolto nello scandalo della Banca Romana e considera il discorso di Brunero una furberia del momento. La monarchia capisce che la posizione del primo ministro si va facendo pericolosamente debole e, suggestionata dalle forze più reazionarie, diffida della sua politica. Giolitti, dal canto suo, non pensa ad arrendersi, convinto che la sua azione sia utile al paese e alla monarchia. Ti conviene firmare. Non fare storie. Hai riflettuto bene. Ti trovi nei guai. Tu sei o no l'amica del delegato Montaldo? Lo sai che ha famiglia, lo sapevi? Ferdinando è un bravo uomo. È l'unico che mi ha aiutato. Una donna come me sola e senza mezzi. E noi? Non possiamo aiutarti noi? Sta attento con chi ti metti. Il questore Felzani è diventato consigliere di prima classe. Ha avuto una promozione saltando 3 gradi intermedi. Eh? Ti rendi conto di che comanda qui? Già, ma che capisci tu di gradi intermedi? Sai leggere? Firma, te lo consiglio. Stupida imbecille. Montaldo è stato già trasferito a Viterbo e questo è solo l'inizio. E nessuno ha mosso un dito per aiutarlo, nessuno. Guarda, faccio a pezzi la denuncia contro di te. Altrimenti ti becchi 3 anni per il reato di truffa. Vuoi firmare? Che c'è scritto? Che tu eri presente quando l'onorevole Colaiani ha dato dei soldi a Montaldo per convincerlo a parlare dei documenti portati via. Non sono vere queste cose. Ma dai, non ti rovinare. Montaldo è sfacciato.
La sua c'era una piccola locanda. Ci mettiamo assai a dire che c'era una bisca clandestina e che non faceva il croupier là dentro. Eh già, ma tu non sai neppure che cosa sia un croupier. Ferdinando mi ha voluto bene. Io non posso fargli questo torto, non sono vere queste cose. Ma è solo per una testimonianza, bestia! Noi lo sappiamo che ha avuto dei soldi da Colaianni. È vero! Ferma, carogna! Ferdinando, un uomo onesto, non ha avuto soldi da nessuno! E va bene. E allora va avanti la denuncia contro di te. Ti processano e stai dentro 3 anni. E sei rovinata per sempre. È la licenza per il negozio della Scordi. E tua figlia, vattene in marciapiede! Ferdinando, mi han voluto bene. E ti caccio in galera. E domani ci sarà il mandato di cattura. Vattene da dentro! Dentro! La commissione, che ha preso le sue deliberazioni all'unanimità, al quesito se l'onorevole Grimaldi abbia ricevuto denaro dalla Banca Romana per altro titolo e per somma superiore a quella da lui ammessa come compenso di avvocato, la commissione esclude. Per l'onorevole Nicotera non risulta che abbia ricevuto dalla Banca Romana la somma di cui sopra, né ritirato la cambiale ricordata senza il corrispondente pagamento. Disapprova comunque l'ingerenza esercitata dall'onorevole Nicotera nella sua qualità di ministro dell'interno nelle operazioni bancarie dell'istituto. La commissione deplora altresì gli interventi del ministro Lacava. La commissione disapprova che l'onorevole Crispi, nella sua qualità di presidente del Consiglio, abbia ritenuto di passare sotto silenzio la relazione Alvisi Biagini. Deplora che l'onorevole Miceli abbia parimenti sottaciuto. Disapprova l'onorevole Luzzatti per la mancata vigilanza e cautela. La commissione ha anche accertato che l'onorevole Giolitti ebbe conoscenza della situazione vera della Banca Romana. Delinquenti! Eravamo noi i mentitori! In stato d'accusa questi ministri! È un'infamia della commissione. Io non ne sapevo niente. La commissione ritiene non provato che l'onorevole Giolitti abbia preso denaro al momento delle elezioni. In assenza di prove esaurienti e tenuto conto che Bernardo Tanlongo ha poi ritrattato la sua precedente affermazione. Il paese non vi vuole più, occorre far pulizia. Non è una relazione né onesta né imparziale. Sfido chiunque a sindacare la mia vita privata. I rappresentanti della nazione hanno tutto il diritto di giudicare. Via! A questo punto voglio tornare sui banchi dei deputati per avere piena libertà di parlare e di rispondere a tutti di tutto. Ministro Chauvet! Chauvet! Devo leggere fuori, vergogna, fuori! Fate regolando la sangue, travolti dalla vergogna! Il governo ha rassegnato le dimissioni nelle mani di Sua Maestà. In stato d'accusa questi ministri! Vergognatevi! Ladri, vergognatevi! Pure sui miei stivali. Voi non avreste neanche il diritto di sedere in questo Parlamento. La verità verrà fuori nonostante i vostri intrallazzi. Mai più vi darò la mia mano. La mia è la mano di un galantuomo. Me la darete. Me la darete ancora. Contro le aspettative della parte migliore del paese, il re chiama a formare il nuovo gabinetto Francesco Crispi. La nomina, voluta dal re, premia il politico autoritario, capace di contenere le spinte rivendicative delle masse popolari e di stroncare i fasci siciliani in rivolta. S'affondano le mani nelle casse, cra! Si trovano sacchetti pieni d'oro, cra! E poi per governare come fare, cra! Rubar, 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 sempre rubare. I nostri governatori sono tutti malfattori, ci rubano tutto quanto per farci da tutori. Noi siamo 3 commendatori che per aver rubato ci ha fatto senatori. Noi siamo 3 commendatori che per aver rubato ci ha fatto senatori. Yeah.
Garibaldi e Masaniello, cra! Erano tutti quanti malfattori, cra! Gli onesti sono Tallongo e Putiniello, cra! Con Cristi, Consone e con Lazzaroni. I nostri governatori sono tutti malfattori, ci rubano tutto quanto per farci da tutori. Noi siamo tre commendatori che per aver rubato ci hanno fatto senatori. Noi siamo tre commendatori che per aver rubato ci hanno fatto senatori. Pagnotta un cassierino, cra, te ne vai dritto in cella senza onore, cra, se rubi un metro qualche milioncino, cra, ti senti nominar commendatore. I nostri governatori sono tutti malfattori, ci rubano tutto quanto per farci da tutori. Noi siamo tre commendatori, che per